Buongiorno a tutti. Continuiamo il nostro breve viaggio alla scoperta del latino, provando a rispondere alla domanda se il latino sia una lingua morta. In linguistica, una lingua è considerata estinta quando non ci sono più persone che la utilizzano come mezzo di comunicazione nella vita di tutti i giorni. Quindi alla domanda si potrebbe rispondere di sì. Ma abbiamo detto che il latino resistette alla caduta dell'impero romano d'Occidente perché era una lingua scientifica, liturgica, giuridica, che impregnò la cultura europea. E oggi? Il latino, in fondo, proprio in virtù del suo passato illustre, continua a essere una lingua più viva che mai, a partire dalla sua influenza sull'inglese, lingua internazionale per eccellenza. Tullio De Mauro ha scritto che l'inglese è la più latina delle lingue non neolatine. L'inglese, infatti, non deriva dal latino, come l'italiano, il francese e lo spagnolo, ma dall'antico germanico. Però il 75% dei suoi vocaboli sono di origine latina. Facciamo qualche esempio. Partiamo da parole che usiamo tutti i giorni, come video, pensiamo a videolezione, videochiamata, o audio, nel senso del volume del nostro smartphone, oppure audiomessaggio. Chissà che effetto farebbe a personaggi che parlavano o scrivevano in latino vedere quante volte e con quale significato usiamo queste parole che in origine erano verbi alla prima persona singolare. Significavano cioè io vedo e io ascolto. Assistiamo quindi a un singolare fenomeno che potremmo definire prestito di ritorno. Tornano in uso parole latine in una lingua neolatina come l'italiano grazie alla mediazione di una lingua non neolatina, l'inglese. Ad esempio, media, che ha assunto anche una pronuncia inglese nell'espressione social media, oppure mass media, è il plurale di medium, parola neutra, cioè né femminile né maschile, che significa mezzo, e infatti i mass media sono i mezzi di comunicazione di massa. Il termine appena analizzato appartiene al mondo del digitale. Questa stessa parola deriva da digitus, che in latino significava dito, ma anche cifra, numero, perché l'uomo da sempre conta con le dita. Per questo digitale definisce ciò che tratta grandezze sotto forma numerica per produrre e scambiare dati. Nella precedente lezione avevo anticipato che avremmo parlato di merenda. Letteralmente è un gerundivo, cioè un modo verbale che imparerete a conoscere, di mereo, meritare, al neutro plurale. Quindi merenda significa ciò che deve essere meritato. Nel senso che la merenda non era in epoca antica e non è adesso un pasto dovuto, ma è un extra rispetto al canonico colazione pranzo cena. Quindi la merenda è qualcosa che devi meritare. Sempre dal gerundivo deriva agenda, dal verbo ago, quindi letteralmente significa le cose che devono essere fatte. Vediamo ancora patente, che è invece il participio presente di pateo e significa ciò che si apre, perché prima delle patenti elettroniche, per guidare l'auto, c'era bisogno del documento di carta piegato in due, che si apriva in occasione dei controlli. Per concludere con due parole vicino a voi in questo momento di scelte, vediamo infine futuro, da futurum, participio futuro del verbo sum essere, quindi significa ciò che sarà, e desiderio, dal verbo latino desiderare, a sua volta formato da de più sidus sideris, stella. Quindi letteralmente è la mancanza delle stelle, dei buoni presagi. E per estensione questo verbo ha assunto l'accezione corrente, intesa come percezione di una mancanza e di conseguenza come sentimento di ricerca appassionata. Con questa miniatura di un manoscritto del XIV secolo, che raffigura l'ultimo verso dell'Inferno della Divina Commedia di Dante, io vi saluto, augurandovi in questo momento ricco per voi di desideri e di scelte per il vostro futuro, di vedere sempre le stelle nel buio di ogni notte.